Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io inizio con le peggiori abitudini dei politici che arrivano tardi e me ne scuso veramente. Nel senso che non mi sento politico, non che non sia arrivato in ritardo. Però davvero si cumulano le cose, io non sono riuscito a sganciarmi da un'altra cosa e non sono riuscito ad arrivare prima. Chiedo quindi veramente scusa e ringrazio l'organizzazione di questa giornata che credo sia importante, desiderabile e veramente preziosa per ragionare su un provvedimento che mi sono trovato ad affrontare come primo atto amministrativo nel mio impegno al Comune di Padova, ma che ritengo che sia veramente molto importante. Io non sono un tecnico di questo campo, sono probabilmente la persona meno competente in questa sala su queste tematiche, quindi di questo mi scuso. Quello che posso portare io è l'esperienza dell'amministratore nell'affrontare questo tema, sì. E questo voglio fare. Io sono qui più per ascoltare che per parlare, perché ho tantissimo da imparare e quindi ecco, solo qualche punto di attenzione e di riflessione in merito a come attuare nell'ambito degli enti locali una legge come questa. E credo che il momento storico che ci troviamo a vivere sia veramente importante e una legge come questa, che vuole iniziare un percorso di tutela del territorio, sia veramente importante e ci dia degli strumenti, lo dico come amministratore, per amministrare. Guardate, stamattina ero con l'architetto Fabris e dicevamo, ma che strumenti abbiamo? Cioè ci si trova veramente incapaci di amministrare, di dare un governo al territorio, perché i vincoli sono veramente stretti. Ecco, io mi auguro che però invece il percorso iniziato con la legge 14 possa dare degli strumenti agli amministratori locali per dare un indirizzo. In un momento, come dicevo, storico, in cui è cambiata sostanzialmente le regole del gioco. Parlo per il comune di Padova, magari altri comuni della cintura o altri comuni della regione hanno delle condizioni diverse, dove ancora c'è un'espansione, una crescita della popolazione. Padova non sta vivendo una crescita della popolazione, sta vivendo la sfida di rigenerare il territorio urbano. E questo è bellissimo dal punto di vista delle opportunità, ma è estremamente difficile dal punto di vista della concretezza, perché siamo in un regime di contrazione delle risorse di cui non possiamo fare a meno di tener conto. Allora, parlo per il Comune di Padova, abbiamo tantissime aree che richiedono un intervento che il pubblico non si può permettere, diciamolo, non abbiamo le risorse per intervenire, ma abbiamo pochi strumenti dal punto di vista del dialogo tra il pubblico e il privato per riuscire a rivalutare queste aree. Cito un esempio che a me sta a cuore. Tutte le varie possibilità edificatorie edilizie che abbiamo in aree che oggi non sono edificate, che non sono anche urbanizzate in alcuni casi, perché non farle convergere nelle aree da riqualificare? Io penso sarebbe la cosa più logica, due piccioni con una fava, riconoscere la volumetria e al tempo stesso recuperare delle aree. Questo però concretamente, andando ad analizzare caso per caso, è estremamente complesso, è difficile. E anche dal punto di vista normativo non è così semplice. Questa mattina ci scontravamo con la legge del piano casa, per esempio, della regione, che è chiaramente in contrasto con quanto auspicato e sostenuto dalla legge 14, perché è chiaro che chi ha a disposizione un immobile, diciamo così, degradato, comunque abbandonato, insomma, non utilizzato, e ha delle possibilità edificatorie importanti, ma volentieri accetta progetti di rigenerazione che non prevedono un'espansione. Allora io faccio una raccomandazione, così, visto che ci sono tanti tecnici in sala, dateci degli strumenti, aiutateci a trovare dei percorsi fattibili di conciliazione tra la tutela del territorio e la rigenerazione, la riqualificazione dell'esistente, perché dal punto di vista di un profano come me non è facile riuscire a conciliare le due cose. L'altra cosa che mi preme ricordare è il fatto che la legge prevede
anche partecipare addirittura di un fondo per la rigenerazione urbana. Ecco, queste sono cose veramente desiderabili. Io mi auguro che a livello regionale si riesca a dialogare, si riesca realmente a concretizzare quanto contenuto nella legge. E che si diano effettivamente delle opportunità di questo tipo di investimento, perché sempre come amministrazione di Padova ne sentiamo la necessità. E, ecco, c'è anche un fattore di tempi che credo sia importante. Se riusciamo a fare questo con tempismo, abbiamo la possibilità di incidere rapidamente. Quindi ecco, l'auspicio è veramente di poter avere un dialogo fattivo e rapido su questi temi per darci degli strumenti. C'è anche tutto un tema di interpretazione, di attuazione. Non nascondo che a Padova abbiamo avuto un'interlocuzione nell'interpretazione, quindi ci sono dei relatori autorevoli che mi hanno aiutato anche nel dare la giusta interpretazione. Ecco, anche su questo io mi auguro che ci sia una convergenza, una rapida condivisione dei punti di vista, per evitare che la norma rimanga appesa a delle interpretazioni che la rendono poco efficace. Per cui la raccomandazione che abbiamo dei giuristi di valore è quella, nel dare delle letture che riescano a guidare gli amministratori, se no si rischia di creare quell'area grigia che non aiuta sicuramente le scelte. Ecco, io un poco di più vorrei dire, nel senso che, come vi dicevo, sono qui per imparare, per ascoltare, e ancora una volta tutta la disponibilità ad adoperarsi perché sia l'inizio di un percorso. Per me questo è veramente importante. Si riesca a disegnare, compatibilmente con i vincoli che abbiamo, un uso più intelligente del nostro territorio. E sono consapevole che ci sono dei sacrifici da fare da parte di tutti, in primis da parte dell'amministrazione. Quando si ragiona sul contenimento delle cubature, si ragiona anche su una riduzione delle entrate da parte dell'amministrazione, ma io credo che questo passo coraggioso vada fatto e vada fatto gettando il cuore oltre l'ostacolo. E questo non solo per la tutela del territorio, ma anche per la valorizzazione del patrimonio esistente. Andare a edificare nuove aree, belle, gradevoli, che si riescono magari a vendere, ma implicitamente si deprezza tutto l'esistente. Ci sono dei quartieri di Padova dove se andiamo a realizzare le cubature che sono in qualche maniera proposte in corso di approvazione, andiamo a deprimere il valore immobiliare dell'esistente in maniera importante. Questo non credo sia il vantaggio della maggioranza dei cittadini, che tutto sommato sulla tutela del proprio capitale investito in immobili tutto sommato ha fatto conto a livello familiare. Allora ecco, l'auspicio, la richiesta che faccio a tutti è quello: aiutateci a dare un'interpretazione costruttiva per la creazione di valore per le nostre comunità, perché è un aspetto importante dell'evoluzione del nostro territorio. E quindi grazie veramente a questa occasione di ascoltare, di comprendere. Io non voglio dirvi di più, ma preferisco ascoltare i relatori che sono più competenti di me. Grazie a tutti. Thank you.